quindi siamo ben lieti di sentire e salutare a che gran serata la nostra amica Giada. Ciao Giada! Ciao! Buonasera, ciao a buonasera a te. Vorrei leggere una scheda che riguarda proprio Giada con Ninfaleone. Giada Scarpato nasce a Siracusa nel 90, a 4 anni inizia a esplodere in lei questo amore per il canto, afferra con il suo primo microfono sulle note di Laura Non c'è di Neck e canta per la prima volta dal vivo, inizia da qui ad esplorare le sue capacità ed è nel mondo della musica. All'età di 16 anni inizia a essere contattata per far parte di una band musicale. Nei successivi anni si esibisce di fronte al pubblico e nei concerti inizia questo modo a far parte di nuovi gruppi musicali, proponendo un repertorio rock, ma dentro di lei si cela un'anima soul e dance. Partecipa successivamente a concorsi musicali e fa numerosissimi casting, dove le viene riconosciuto un talento, ma non solo musicale, ma scopre pure l'amore per la scrittura. E così pubblica un libro, Sfumature di Porpora, e scrive così di emozioni umane che scoppiano dentro di lei, dedica un capitolo del libro al tema della musica. Così decide di coniugare la passione del canto a quella della scrittura. Compone dunque il suo primo brano musicale con testo e musica di sua creazione, dal titolo Wonders, che esprime il suo modo, il suo mondo costellato dalla fantasia. Oh, cara Giada, insomma hai tante qualità in te. Grazie mille. La musica in primis, perché quella che già a 4 anni iniziavi a cantare, poi tra l'altro un brano che chi è che non lo ricorda? Laura Non c'è. Esatto. A squarciagola, no? Magari sì. A 4 anni, sta bambina piccoletta che dentro casa cantava sto brano qui, no? Sì. Cosa hanno detto i tuoi genitori sentendoti cantare? Ma diciamo che loro hanno notato questa cosa appunto soprattutto da una serata. Mi trovavo appunto in una serata da discoteca, c'era anche questo karaoke. A 4 anni, diciamo, già iniziava la mia passione, quindi iniziavo già a muovermi, diciamo, a ballare. Poi mi è stato dato questo microfono appunto in mano dal DJ che mi ha fatto cantare, e quindi da lì i miei si sono accorti di questa passione. E ti hanno seguito per arrivare dove sei oggi. Perché se parliamo anche del brano che tra poco sentiremo, è anche accompagnato da un bel videoclip. Esatto. Un po' un videoclip alla Elisa stile inglese. Sì, me l'hanno detto questo. Sì, notavo proprio questo. Parlaci di Wonders. Esatto. Il significato della canzone esprime, diciamo, la voglia di lottare e di risorgere dalle ceneri. Infatti la protagonista è una ragazza che viene proiettata in uno strano mondo. Ecco, in questo mondo ogni cosa negativa e ogni angoscia, quindi ogni dolore, svanisce. Anche se comunque nel profondo questa ragazza ce l'ha ancora delle ferite aperte. E appunto il messaggio che la canzone vuole propagare è che bisogna vivere il proprio dolore e affrontarlo invece di scappare. E così questo dolore non potrà mai sconfiggerci, ma potrà solo farci risorgere più forti di prima. E infatti esplorando sempre di più questo mondo, la ragazza sente di essere fra le meraviglie e di correrci all'interno. Infatti appunto da qui parte il titolo del brano, che si chiama appunto Wonders, che vuol dire meraviglie, e così nel suo mondo fantasioso lei trova la pace e la libertà di vivere. E spera inoltre che tutti i suoi sogni si possano realizzare e di essere immune alle cattiverie del mondo, affinché preservi appunto la sua ingenuità e la purezza dell'infanzia. È bellissima questa descrizione che hai fatto, insomma, da brividi, perché poi comunque c'è la fantasia, c'è la speranza, insomma sono delle belle cose. E poi io devo anche fare complimenti alla realizzazione del video. Dove è stato fatto il video? Il video è stato fatto nella nostra Sicilia. Bello. E quindi zone di Augusta, insomma, Brucoli, queste zone qui. Le location sono molto particolari e sono state, diciamo, cercate nel dettaglio, e appunto i luoghi che ispiravano, diciamo, la fantasia. E infatti sembra di essere appunto in questi boschi, luoghi molto fantasiosi, sì, diciamo, remoti.
Ecco, c'è quindi molta fantasia come di quei personaggi che vediamo appunto in tante cose in TV dove c'è questo ambiente di un bosco, insomma, veramente fatto bene. Un complimento va a tutti coloro i quali ti hanno collaborato, hanno realizzato. Ma parliamo anche del futuro. Tu Sì. sappiamo già, dicevi prima, è stato anche indicato sulla scheda, sei più portata al canto. Anche se facciamo una parentesi per la scrittura, ti sei messa anche a scrivere un libro. Si Esatto, può dire Suore di qualcosa, Porpora. su questo libro che è prossimo? Sì, ho scritto un libro, appunto il titolo è Sfumature di Porpora e questo libro parla di emozioni umane che diciamo scoppiano all'interno di quest'anima ed è una sorta di manuale nel quale si danno consigli alle persone per cercare di far superare loro le avversità della vita, di trovare uno spiraglio che le possa indurre a vivere in modo diciamo spensierato e in modo che diciamo aprire degli orizzonti mentali. Molte volte le cose non si vedono, ma se guardiamo più dentro noi stessi possiamo trovare la soluzione che ci porterà sulla giusta strada. Questa è la E famosa quindi speranza, insomma, di sì. cui parlavamo prima. Appunto da una espressione psicologica anche della vita e quindi sì, è un libro molto sentito e molto profondo soprattutto. Bene, bene, insomma, quindi anche questo fa parte di Giada e noi siamo felici anche di aver parlato di quest'altra tua particolarità. Il 2015, l'estate ormai alle porte, che progetti ci sono? Sì, proprio in questo periodo appunto sto facendo una canzone, diciamo, questo nuovo progetto si allaccia benissimo alla stagione imminente, quindi alla stagione estiva, e appunto preannuncia un'atmosfera, l'atmosfera estiva, quella di amori che affiorano, amori segreti e quindi non ancora confessati. Ora certamente non posso svelare altro perché è Certo. inedito il progetto, quindi, però già un accenno, diciamo, è questo. Ah, bene, bene. Insomma, alla fine poi vedremo cosa verrà fuori. Magari speriamo di averti qui in studio, chissà, per promuovere questa tua nuova creazione. Vuoi salutare qualcuno, visto che siamo giunti già alla conclusione? Beh sì, saluto intanto tutti gli amici di Radio Agrigento e quindi tutti i nostri ascoltatori, inoltre saluto tutti appunto chi ha collaborato con me a queste canzoni, quindi saluto il mio arrangiatore Dario Casarotti, F-Video e inoltre Sistema Musica e che si sono diciamo adoperati e hanno collaborato insieme a me. E poi niente, un saluto a tutta la Sicilia Ecco, sì. e inoltre un saluto a tutti, insomma, a coloro che mi hanno seguito, che mi sostengono, a tutti i miei parenti, eccetera. Bene, bene, Giada, è andata bene, per cui noi adesso siamo anche propensi a sentire il tuo brano dopo qualche messaggio commerciale. Vogliamo ringraziarti, ti facciamo un in bocca al lupo e alla Grazie a prossima. voi, Grazie a grazie a te, voi, alla Giada. prossima. Una buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Flowers pervade me and no
And I drink your poison, method one can be. No.